Abbiamo già una squadra di campioni, i soldi vi servono, ci sono le elezioni. Tocca a Ruiu, la curva già ti ama, ma togliti almeno la giacca del pigiama. L'ha presa malissimo, Ruiu l'ha presa malissimo. È dura. Guarda che la camicia sarebbe bella di per sé, se non fosse che in io ci vado a dormire con quella camicia. Spero che domani mattina ti svegli e ti vada tutto bene quello che fai. Va bene. 18, guadagna 18, dai. Ci vedo il mio 10 euro che ne ho vinti 65. Ma tu puoi sempre giocare. Vabbè, cosa vuoi giocare? Prima ne ho vinti. L'unico che ci ha capito qualcosa della partita di prima sono stato io. 0-2 per l'Inter. Allora giochiamo 0-2 per l'Inter e primo gol di Guarin. Dai, va bene. Dai. Grazie Fabrizio, ci vediamo tra un... No, volevo sapere l'Inter che fa prima che tu vada. Io punto su una grande vittoria Inter. Grande! Non su grande vittoria! Dono Stefanova, tu rimani con noi o vai? Rimani due minutini, la riserviamo, grazie. Cerca di cambiare gioco, lo fa a beneficio di Zanetti sulla destra. Zanetti prova ad accentrarsi sulla tre quarti, raggiunge il limite dell'area. Buono il pallone, è buona confidenza! Allora, e tutti i discorsi sono caduti. Inter in vantaggio al 17esimo. Sì, non essendo la box. No, importantissimo, Cassano in questa situazione. Non ha fatto niente, allora, ma è importante. Esatto, stammi Cassano lontano. Non ha fatto un accidente. Fa niente, è importante. Gol da Moretti, Inter 1 Pescara 0. Ed è il 2-0 di Milito. Milito su assist Cassano, Milito. Assist di Fantantonio. Assist di Fantantonio, vado qui da questo brutto ceffo. Questo ce l'ho già anche del Pescara. C'è stato anche il gol della Lazio, dobbiamo dire, che è in vantaggio a Bergamo, sull'Atalanta. Lazio 1 Atalanta 0, sì. Vabbè, certo. Fabio, partita allora chiusa, torniamo sulla crisi del Milan. Attenti al Pescara, attenti al Pescara. Jonathan, sì, il suo gioco di gambe sulla destra, il cross è buono. No, aspetta, concreta. Il Pescara gioca, dice bene, credo ordine, no? L'atteggiamento è una grande squadra. Ti faccio attaccare, magari sfiori anche il gol una volta, poi arrivo io, ti risultato pesante però, per il Pescara. Sì, molto pesante, oggettivamente. E ma è ancora più pesante la settimana che ti aspetta, te, Uchielino. Come va la vita, Bianchi? Va bene, mi sto abituando a questo nuovo ruolo. Non ho capito outsider. Chi te l'ha sei presa. Che outsider? Se a zero punti. Outsider è uno che. Ancora piacerebbe fare outsider. Sono un outsider. No, sì. Sono la sola presa. L'ha sei presa. Per quale zona della classifica? Ma non ce l'ho con nessuno. Come non c'è con nessuno? Perdi in casa con la neopromossa. 1-0, c'è con nessuno. Sarebbe stupido trovare un capro espiatorio. È un discorso un complessivo che va fatto. E so che non mi puoi lasciare il tempo. Ma non è che possiamo fare una cosa. Poi mi spiegherò perché. Fabio, mi dispiace per i tuoi collaboratori. Ma uscendo da San Siro molti mi hanno gridato un via Ruiu. Sì, esatto. Chissà come ho fatto il dominare. No, però vorrei capire da Bianchi, non ti ha detto niente per la giacca invece. Scusa, uscendo da San Siro. No, perché non sono da... Allora, scusa Fabio, vediamo, ma Bianchi, ti sei consultato con Vito Elia per venire, per parlare con una sola voce? L'altra sera avete tanto litigato su Pato che non la trasmissione a fianco di Milanao ha protestato. Come ma la portineria ha telefonato. Ma me hanno detto anche la portineria ha chiamato, quindi si sentiva fin da giudice. Ma che succede? Gol del Napoli a Palermo, Amsic. Oh, oh, meno male. Anche perché per il campionato sarà. Volevo chiedere una cosa, Venditti. Ma non è che poi nel primo tempo che li riepiloghiamo. Ma il Napoli stavolta lo fanno giocare in 10, in 11, in 9 come con voi. Ah, vabbè, non è una scuola perché nel Napoli non sta giocando Pandev, per esempio. Perché? Perché non sta giocando Pandev? Perché è stato squalificato. Perché avrà perché è un giudice. Per la squalifica in Supercoppa. E quando il giudice decide, bisogna accettare la decisione. Ah, tu dici invece che se fosse stato squalificato giocatore della Juve, la Juve avrebbe detto... No, Furi dice, non è che Pandev gioca con un vetro oscurato davanti, così dicono chi è, chi sarà. No, non è, sta fuori Pandev. Giusto. La Juventus è pieno diritto. No, ma ha dato lo scudo, volevo vedere se stava sul braccio, così almeno lo... No, 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 si rompe. No. Ha dato meglio. Tu quello che deve pagare. Deve, allora, mettiamo lo scudo. Lo può portare qua. Gratuitamente, però dimetti lo scudo, si rompe il braccio Conte, non va bene. Vabbè, cosa già è stato se si, la dottoressa, se si rompe il braccio Conte la settimana prossima ci portano Carrera. Sì, li fanno, due minuti di pensavo ci portano in tribunale. Costantemente, smaccatamente contro Milito, 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 Milito,
incredibile il principe. No, perché io non vincere la scommessa. E si porta le mani nei capelli. Allora, guardate, guardate. L'assist è qui. Per Milito, Milito entra in area, esce il portiere, lo guarda, prova il colpo sotto e incredibilmente mette alto sulla traversa. Punto e tante squadre a zero punti. Ruyu, per esempio, tu dove sei? Ecco, sapevamo che andavi a parare. Sto scherzando. Gol di Coutinho! Coutinho che giocava con l'ego e con i dormiti! Finalmente diventato un giocatore puro! Brucia, Coutinho! Meglio di Cassano, dicono il Coutinho. Dicevamo prima. Infatti hanno inquadrato l'ingrato in panchina che aveva il sorriso del tirato. Sì, Cassano aveva un sorriso un po' tirato. Dimenticando di una cosa. Però, non è così. Non sei alle tribune politiche della tua parte dove mistifichi tutto. La domanda era... Secondo te Cassano più 7 milioni e mezzo in cambio di Pazzini col giocatore che si chiama Conguaglio, 7 milioni e mezzo, è una buona operazione o no? E tu hai detto di no. No. Questo no, io ti dico io, perché 7 milioni e mezzo pagabili in 3 anni, Berlusconi e Moratti. Ma tu ti paghi in 3 anni, svegliati, tutti del calcio paghi in 3 anni. In 3 anni, Berlusconi e Moratti, doppio del cielo,